Ciao a tutti amici di eximardore.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione l'ultimissimo mouse da gaming con sistema Chroma della Razer. Parliamo del Razer Diamondback 2015 o Chroma, come appunto detto. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo un'immagine illustrativa, il modello, alcune informazioni nella parte frontale. Informazioni e caratteristiche riportate anche in ambo i lati e nel retro della stessa. All'interno della confezione troveremo due classici stickers con effetto croma, come possiamo vedere, una quick start guide ed infine il mouse. Il mouse ha un design invariato dai predecessori. Questa è la quarta generazione, infatti prima di questo sono già stati commercializzati tre modelli del Diamondback. Nel dettaglio abbiamo un design davvero semplice e classico, colorazione prettamente nera con una superficie opaca e leggermente rugosa al tatto. Nel dorso del mouse troviamo il logo della Razer che verrà retroilluminato insieme alla rotellina, insieme a un bordino che percorre tutti i lati, il colore che noi vorremo o gli effetti di colore che potremo impostare tramite il software Razer Synapse. Nella parte avanzata del mouse non troviamo alcun tasto dedicato allo switch DPI on the fly, quindi dovremo o settare una unica risoluzione DPI tramite il software o impostare uno degli 8 tasti presenti sul mouse come bottone per appunto switchare i DPI, step DPI. Immancabile la rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma. Spostandoci nel lato di sinistra troviamo un design altrettanto semplice ma anche valido. Troviamo un incavo con una superficie gommata e texturizzata per appoggiare meglio il pollice adibito a cliccare due tasti nella parte leggermente superiore. E questo design lo ritroviamo anche nel lato destro. Essendo il mouse simmetrico, molto ergonomico e quindi utilizzabile sia da coloro che hanno una presa, sono mancini o per coloro che sono destrorsi. Vediamo anche meglio questa specie di bordino che percorre tutto il lato sinistro per proseguire nel dorso inferiore e arrivare nella parte di destra, che insieme al logo della Razer e alla rotellina appunto irradierà la retroilluminazione RGB caratterizzante il Diamondback. Spostandoci nella parte frontale possiamo osservare meglio il design simmetrico ed ergonomico di questo mouse. Nella parte inferiore invece troviamo due mouse fit, principalmente un singolo nella parte inferiore ed uno diviso in due, quindi diciamo sono tre mouse fit. E nella parte superiore. Al centro troviamo il sensore laser 5G Razer, come viene chiamato. Potremo portare i DPI fino a 16.000 in 5 step, che vedremo meglio nel corso della recensione scritta sul nostro sito. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto e il connettore è USB è placcato in oro. Velocemente riguardiamo, scusate per la mancanza, il sensore adottato dal Diamondback è un Philips TwinEye PLN 2034 che è bene o male lo stesso ritrovato anche nel Naga Epic Chroma precedentemente recensito. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.